E quando sentite questa musichetta vuol dire che sta per partire Just Today. Buongiorno a tutti, bentrovati. Buongiorno a coloro i quali ci seguiranno in diretta quest'oggi. Buon martedì 10 settembre. Controllo la data perché ogni tanto capita di sbagliarsi. 18 minuti dopo le 8. E poi saluto anche coloro i quali ci seguiranno in replica nel primo pomeriggio e anche questa sera. La regia di Luigi Martino e Giulio Russo questa mattina mi regala, vi regala, ci regala questa immagine che arriva direttamente dalla webcam che abbiamo collocata all'esterno del santuario di Santa Maria delle Grazie, la chiesa, intravediamo la croce della chiesa di San Pio, realizzata e ideata, progettata da Renzo Piana. Adesso una panoramica sulla chiesa antica e sul santuario di Santa Maria delle Grazie. Oggi 10 settembre, la giornata in cui appunto a San Giovanni Rotondo si chiudono i festeggiamenti per, potremmo dire, un'altra copatrona della città del Santo di Pietrelcina, insieme a San Giovanni Battista, che è la Madonna delle Grazie. Oggi per tradizione il quadro che si trova viene custodito nella chiesa antica di Santa Maria delle Grazie, dopo aver sostato per 9 giorni nella chiesa centrale, la chiesa di San Leonardo, la chiesa madre, oggi torna, farà il ritorno in santuario e nella chiesa di San Pio. Speriamo appunto che il tempo regga per questa sera, ma credo di sì, insomma. Allora, c'è un po' di movimento sul sagrato di Santa Maria delle Grazie, ma attendiamo i numerosi pellegrini che arriveranno anche nei prossimi giorni, perché come stiamo ripetendo spesso in questi giorni, il 14 parte la tradizionale novena dedicata al Santo di Pietrelcina, il 22 settembre ci sarà la tradizionale veglia di preghiera e poi il 23 settembre la festa del nostro amato e caro Padre Pio. Allora, detto questo, di nuovo un breve riepilogo sommario di quella che sarà la puntata di oggi. Andremo ad allenarci, lo facciamo ogni martedì, andremo a rivedere una puntata tratta dal nostro archivio di Un giorno un allenamento. Parleremo di alimentazione, ho qualche domanda interessante da porre al nostro esperto nutrizionista, il dottor Salvatore Cusenza. Apriremo un ampio spazio dedicato all'informazione e naturalmente parleremo anche del capitolo generale dei frati minori cappuccini che si sta svolgendo in questi giorni a Roma ed è quasi addirittura d'arrivo, si concluderà sabato prossimo. Viaggeremo, andremo a vedere quali saranno gli appuntamenti più interessanti del Festival del Viaggiatore che si aprirà il prossimo 27 settembre e andremo a Foggia, qualche chilometro da San Giovanni Rotondo, per presentarvi un altro evento che ha come tema le questioni meridionali. Ci si parlerà di libri, ci sarà modo di assistere a spettacoli teatrali e ascoltare buona musica. Vedo che la regia questa mattina si sta sfiziando nel regalarci immagini di luoghi che conosciamo bene, che i tanti che vengono a San Giovanni Rotondo conoscono bene, ma che vogliamo condividere con voi. Ecco, pezzetti, cartoline dei luoghi di San Giovanni Rotondo, proprio per rendervi partecipi e per farvi sentire un po' meno la nostalgia di luoghi che vi stanno tanto a cuore. Questa è la Via Crucis di Francesco Messina. E allora, noi siamo prontissimi, quindi abbiamo ricordato il sommario di oggi, il numero WhatsApp per entrare in contatto con noi per le vostre foto e cartoline, 331 737 8033, eccolo qui in sovraimpressione, ricordandovi che è un numero che potete utilizzare anche per segnalarci la vostra presenza a San Giovanni Rotondo il prossimo 22 settembre, che piano piano si sta avvicinando. Detto questo, partiamo subito con il santo che la Chiesa ricorda quest'oggi. Bentornati, pace e bene a tutti. Oggi 10 settembre ricordiamo San Nicola da Tolentino. Ascoltiamo. Nicola nacque nel 1245 a Sant'Angelo in Pontano, provincia di Macerata, da genitori pii e devoti. La leggenda della sua vita narra come i suoi genitori, ormai anziani, si fossero recati a Bari in pellegrinaggio alla tomba di San Nicola per avere la grazia di un figlio. Ritornati a casa, ebbero il figlio desiderato e, ritenendo di aver ricevuto la grazia richiesta, lo chiamarono Nicola.
Ascoltando una predica di un eremita agostiniano, Nicola avvertì la chiamata alla vita religiosa e i suoi genitori acconsentirono con gioia. Entrò così nell'ordine degli eremitani di Sant'Agostino. Già prima dell'ordinazione fu mandato in diversi conventi dell'ordine e i biografi mettono in evidenza che fu un modello di generoso impegno verso la perfezione. Infatti la sua vita di sacerdote fioriva sulle esigenze della carità e della disponibilità verso ogni forma di bisogno. Dedicava molte ore al giorno alle confessioni, ministero in cui era molto ricercato e amato. Dal confessionale prendevano anima e stimolo i suoi servizi più umili. La sua predicazione, la visita ai bisognosi chiusi e nascosti nei tuguri, la pacificazione degli odi e delle incomprensioni, la sollecitudine in tutte le miserie e le povertà, e anche le visite personali nei palazzi dei più facoltosi per trovare i mezzi di aiuto per chi non aveva possibilità economiche. Sebbene negli ultimi anni la malattia mise alla prova la sua sopportazione, continuò il suo ministero fino al momento della morte, avvenuta nel 1305 a Tolentino, luogo che il Signore aveva scelto per il suo apostolato. Ci sono persone fortunate che a un certo punto hanno l'impatto con una frase che gli cambia la vita. Così è stato per San Nicola, quando ascoltò questa frase da un predicatore agostiniano. Non amate il mondo, né le cose che sono del mondo, perché il mondo passa e passa la sua concupiscenza. Che sia una frase potente per noi anche oggi per la nostra vita. Che cosa amiamo? Quando si dice cose del mondo, ci riferiamo a tutte quelle cose che non fanno poi parte del progetto di Dio e che quindi rubano il nostro cuore dall'attenzione a Dio. E molto spesso noi facciamo tantissima fatica proprio per procurarci tutte queste cose, tutte queste robe che ci danno un pochino di consolazione da quelle che sono magari le nostre difficoltà, o addirittura quelle cose, pensiamo a dei bei vestiti, vestiti di marca, delle belle macchine, quelle cose che agli occhi degli altri ci fanno sembrare importanti, ricchi. E che cosa ce ne facciamo di tutto questo? Poi sostanzialmente la saggezza di questa predicazione della Sacra Scrittura ci dice che tutte queste cose in realtà passeranno e alla fine resterà nelle nostre mani solamente l'amore che avremmo saputo dare. Allora chiediamo a che cosa va il nostro amore oggi e che l'intercessione di San Nicola possa magari aprirci gli occhi sul fatto che stiamo sprecando questa energia vitale che è l'amore su qualcosa che poi non è un buon investimento, perché passerà. San Nicola prega per noi. E tanti auguri a coloro i quali oggi festeggiano l'onomastico. Allora, sono le 8:26 in questo istante, allora andiamo a vedere quale fatto o personaggio ha caratterizzato questa giornata nel corso degli anni, poi in pubblicità e apriremo lo spazio dedicato al capitolo generale dei Frati Minori Cappuccini. Settembre 1898. L'imperatrice d'Austria viene colpita ed uccisa a Ginevra da un italiano. L'attentato mortale contro Elisabetta di Baviera, universalmente nota con il diminutivo di Sissi, venne ideato, preparato e messo in atto da Luigi Lucchini, vagabondo di simpatie anarchiche in cerca d'un'occasione per vendicare i diseredati come lui, abbandonato in orfanotrofio perché figlio d'una relazione clandestina. Sissi era giunta sulle rive del lago Lemano pochi giorni prima in incognito, ma quel fatidico 10 settembre una testata pubblicò la notizia che la contessa sbarcata all'hotel Beau Rivage altri non era che l'imperatrice d'Austria. Poiché non era riuscito col principe d'Orléans, anche lui di passaggio a Ginevra, Lucchini volle tentare con un'altra testa coronata e tragicamente riuscì. Attesa l'imperatrice nei pressi dell'imbarcadero, la pugnalò al petto con un coltello ben affilato. Elisabetta si accasciò a terra, si risollevò e riuscì a muovere qualche passo, poi perse i sensi, infine spirò. Il cordoglio della popolazione fu grande.
Il 17 settembre le spoglie mortali dell'imperatrice tornarono a Vienna, dove si tennero le onoranze funebri secondo il solenne rito asburgico. Ed è arrivato il momento di scoprire se ci sono aggiornamenti che arrivano direttamente da Roma. Parliamo del capitolo generale dei Frati Minori Cappuccini. Anche oggi in studio il collega Leonardo Fania, ben trovato. Ben trovata Paola, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti voi. Dunque, come ogni giorno più o meno a quest'ora, diamo conto di quello che è successo a Roma nel corso del capitolo generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, che ormai si sta avviando a conclusione, perché il prossimo 15 settembre chiuderanno i lavori. Nel frattempo, dopo la settimana intensa che abbiamo raccontato, terminata appunto sabato con l'annuncio dell'elezione del prossimo vicario generale dell'ordine, questa settimana ci sarà un tempo dedicato all'ascolto di alcune tematiche molto importanti per la vita dell'ordine. E allora cominciamo con raccontare ciò che è successo ieri, perché dopo la 2 giorni di pellegrinaggio dei frati ad Assisi e Laverna, nei luoghi che hanno segnato la presenza di San Francesco, ieri i frati, ritornando a Roma, hanno riflettuto sul tema della collaborazione e della formazione. Nello specifico il vice segretario del segretariato generale della formazione, leggo i nomi per non sbagliare, fra Charles Alphonse e fra Jaime Rey Escapa, hanno dettato questa appunto interessante relazione sul tema appunto del cammino formativo intrapreso dall'ordine negli ultimi 6 anni e di come tutte le varie circoscrizioni abbiano recepito quella che viene definita in gergo la ratio formationis, cioè come i frati debbono formarsi prima di giungere alla formazione perpetua e poi anche il cammino che prosegue nel corso della vita con la cosiddetta formazione permanente. Allora proviamo a dare anche qualche numero secondo i dati dell'ufficio statistico dell'ordine, perché i frati minori cappuccini contano tra le proprie fila 2.385 formandi in tutto il mondo, tra cui 1.570 post novizi, 315 novizi e circa 500 tra postulanti e aspiranti. E da questo punto di vista il segretario generale del segretariato della formazione ha riconosciuto la benedizione del Signore, che per essere accolta con frutto ha bisogno di un notevole impegno da parte dell'ordine nel preparare un sufficiente numero di formatori. Dunque anche questo è un aspetto importante che viene trattato nel corso delle giornate, mentre ieri mattina, poi nella seconda parte della mattinata nello specifico, è giunta la visita di Suor Simona Brambilla, missionaria della Consolata, segretario del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, che ha parlato anche dell'impegno dei frati minori cappuccini, prendendo spunto anche dalle parole che Papa Francesco ha pronunciato il 31 agosto scorso, ricevendo proprio in udienza i capitolari. E grazie all'ufficio comunicazioni sociali dell'Ordine e del capitolo, poi Suor Simona ha rilasciato un'interessante intervista che vediamo insieme. Buongiorno o buonasera a tutti, ovunque vi troviate. Sono Suor Simona, attualmente segretario del Dicastero per la Vita Consacrata, e per me è stato un piacere e una gioia poter partecipare a vostro capitolo in questa mattinata qui a Roma e poter vedere con i miei occhi molti fratelli qui convenuti proprio per aumentare i vincoli di fraternità, di collaborazione reciproca. Ecco, in questo momento ho trasmesso ai fratelli l'apprezzamento del nostro dicastero per quello che è il vostro ordine, la vostra vocazione. E ho voluto sottolineare, ecco, questa vostra particolare vocazione alla fratellanza, frati minori
cappuccini. Ed è una vocazione che dà respiro a quanto di più profondo c'è nel cuore umano. Noi tutti desideriamo, più o meno coscientemente, essere fratelli e sorelle e trovare fratelli e sorelle. E questa fraternità si radica in un humus molto semplice, che è quello di una umanità condivisa. Siamo creature, siamo fratelli e sorelle in umanità, lo siamo in Cristo, lo siete in un carisma che vi connette a livello molto profondo. Parlavo stamattina coi fratelli che questo carisma è come il sangue che circola nelle vene, nelle arterie del vostro corpo apostolico, del corpo che è l'ordine. Un augurio quindi a tutti voi, proprio che il capitolo e il cammino che il Sessegno percorrerà possa essere un cammino di profonda fratellanza in umanità, in Cristo e nel carisma. E questo sicuramente creerà, rafforzerà tra voi legami, vincoli di comunione e di collaborazione. Ecco, la comunione e la collaborazione come frutti della fraternità. Come Dicastero stiamo apprezzando molto tutte le forme di comunione e collaborazione all'interno degli istituti e degli ordini, fra province e organismi diversi, tra istituti e ordini di vita consacrata e nella Chiesa tutta, tra i dicasteri. Il Sinodo ha veramente evidenziato, approfondito l'importanza di questi vincoli di collaborazione. E questo è l'augurio che vorrei trasmettere a tutti insieme al saluto di tutti noi in Dicastero. Grazie fratelli per quello che siete. Aiutateci veramente ad approfondire, a godere i vincoli di fraternità. Grazie. È più volte risuonata la parola fratellanza in questa breve intervista di Suor Simona, che è stata rilasciata all'ufficio comunicazioni del capitolo, e fratellanza è stata anche la parola chiave, potremmo dire, della sua relazione, del suo discorso al capitolo. Vorrei chiudere il mio intervento con la chiusura della relazione di Suor Simona Brambilla. Rivolgendosi ai frati ha detto: donateci innanzitutto questo, la fragranza, il sapore, il calore, l'armonia, la carezza della fratellanza, appunto. Ne abbiamo bisogno tutti e tutte, e direi anche in qualche modo di fare nostra per certi versi questo bell'appello finale di Suor Simona, rivolto ai frati, ma direi per esteso può essere applicato a ciascuno di noi. Bene, grazie Leonardo, a domani con questo appuntamento dedicato al capitolo generale dei frati minori cappuccini. Grazie per essere stato con noi. Sigla e poi cambiamo decisamente argomento. Ecco, cambiamo argomento, lasciamo il capitolo generale dei frati minori cappuccini che prosegue a Roma, prima di aprire un'altra pagina dedicata all'informazione, le ultime notizie, approfondimenti dall'Italia e dal mondo. Vogliamo andare in palestra per allenarci, perché poi alle 9 sarà qui nei nostri studi il nutrizionista Salvatore Cusenza. Un giorno un allenamento, poi insieme con Nicola Morcavallo per le ultime notizie. Buongiorno e benvenuti a Un giorno un allenamento. Oggi vi mostreremo un esercizio per lavorare sia sulle gambe ma anche sulla capacità dell'equilibrio. Ti ricordo che per lavorare sull'equilibrio il tuo baricentro sarà sempre la parete addominale e lombare. Quindi se tu impari ad avere stabilità su questa zona, l'equilibrio automaticamente verrà da sé. Partiamo subito. Come potete notare, io ho consegnato una asta
ad Antonietta. Alcune di loro lavoreranno senza appoggio, altrimenti potete utilizzare semplicemente una sedia. Perché mano a mano che faremo questo esercizio vi accorgerete della difficoltà. Quindi vi consiglio di partire con le mani in appoggio su una sedia e poi mano a mano che ripetete l'esercizio cominciare a staccare prima una mano e poi magari entrambe. L'esercizio consiste nel partire dalla posizione sempre in piedi, gambe sempre leggermente divaricate, stessa larghezza del bacino. Carica il peso su un piede e cominci a sollevare una gamba. La gamba verrà flessa, il ginocchio, e il tallone verrà portato dietro. Ok? Comincerai a sensibilizzare in questo modo e riappoggi. Farai un paio di ripetizioni con la gamba destra e un paio di ripetizioni con la gamba sinistra. Dopodiché passerai ad eseguire l'esercizio. Carica il peso del corpo, sollevi la gamba e leggermente l'esercizio consiste nel flettere la gamba in appoggio e ritornare su e appoggio. Ecco perché chi riesce a farlo senza appoggio lo può fare, altrimenti immaginate che questa sia una sedia, Angela si appoggia alla sedia, sulla sedia ed esegue l'esercizio, quindi piego, fletto, ritorno e appoggio. Potete farlo sia sollevo, fletto e ritorno e appoggio. Diventa più intenso se non appoggiate il piede per terra, ma eseguite l'esercizio ripetendolo almeno 5 volte. Quindi 1 e ritorno su senza appoggiare, 2 e ritorno su, 3 e ritorno su, 4 e ritorno su, 5 ritorno su e appoggio. Il lavoro si concentrerà sulla vostra coscia e se non avete appoggiato le mani sull'equilibrio. Mantieni l'ombelico dentro, contrai bene la parete addominale e lavori. Comincerai a muoverti per trovare la tua stabilità. Tu fallo lo stesso perché piano piano imparerai. Un piccolo trucchetto: guardate un punto fisso avanti in modo tale da avere anche la vostra memoria concentrata su un unico punto. Ovviamente farai 5 ripetizioni con la gamba destra, 5 ripetizioni con la gamba sinistra e ripeterai la serie per altre 3 volte. Grazie e buon allenamento. Puntuali come ogni mattina a quest'ora è arrivato il momento di aprire la nostra pagina informativa con ultime notizie, approfondimenti e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Saluto e do il benvenuto al collega Nicola Morcavallo. Ciao Paola, buongiorno a tutti voi. Partiamo con le notizie che riguardano i diversi fronti di guerra che purtroppo caratterizzano ancora una volta non solo la cronaca ma anche gli aspetti umanitari che vengono continuamente colpiti da una serie di attacchi che non prendono mai in considerazione quelli che possono essere appunto i fattori di rischio soprattutto per i civili. E allora andiamo sull'ANSA, raid israeliano su una tendopoli a Khan Yunis, decine di morti, medici, ancora un nuovo massacro. Sarebbe di almeno 40 morti il bilancio di un bombardamento israeliano su un accampamento all'interno della zona umanitaria di Al-Mawasif
Wasi a Khan Yunis nella striscia di Gaza meridionale. Residenti e operatori sanitari hanno affermato che almeno 4 missili hanno colpito la zona, incendiando diverse tende. Le nostre squadre stanno ancora spostando martiri e feriti dell'area presa di mira. Sembra trattarsi di un nuovo massacro israeliano, ha detto un funzionario dell'emergenza civile di Gaza. L'IDF ha detto di aver colpito importanti terroristi di Hamas che operavano all'interno di un centro di comando e controllo incorporato nell'area umanitaria di Khan Yunis. Prima dell'attacco sono state adottate numerose misure per mitigare il rischio di danneggiare i civili, dichiarano ancora. Immediata la replica di Hamas, le accuse dell'occupazione sulla presenza di combattenti della resistenza sono una palese menzogna. E dallo scenario di guerra nella striscia di Gaza a quello che perdura in Europa, parliamo della guerra in Ucraina, una guerra che rischia di allargarsi, almeno a quanto è descritto in un articolo che troviamo sull'ADN Kronos, il ruolo dell'Iran accusato di fornire missili a Mosca e il fermento nei paesi della NATO. La guerra tra Russia e Ucraina rischia dunque sempre di più di trasformarsi in uno scontro tra Mosca e NATO. Il quadro del conflitto diventa sempre più teso, il rischio di conseguenze drammatiche nel contesto internazionale e poi ancora la guerra che al momento si sviluppa lungo due direttrici. Ma vediamo alcuni degli elementi presi in considerazione in questo articolo. Da un lato l'attacco ucraino al di là del confine della Russia, con l'offensiva delle forze di Kiev nella regione di Kursk, circa 1200 km quadrati, sono stati sottratti al controllo di Mosca, con una operazione che, secondo il presidente ucraino Zelensky, dovrebbe contribuire alla creazione di una zona cuscinetto per limitare gli attacchi russi verso l'oblast di Sumy. Il fulcro della guerra rimane nel Donetsk, dove la Russia preme da mesi alla ricerca della spallata indispensabile per poter puntare a una offensiva verso ovest. Nel mirino degli invasori rimane in particolare un nodo logistico, quello di Pokrovsk, determinante per la logistica ucraina. Teheran nega le accuse ucraine che indicano nella Repubblica Islamica un fornitore di missili balistici usati quotidianamente dalla Russia nei raid e negli attacchi contro le città ucraine e contro le infrastrutture. Dall'altra parte della barricata si osserva con attenzione il fermento in area NATO, come dicevamo anche all'inizio, in particolare in due paesi, Romania e Lettonia, che hanno denunciato incidenti legati allo sconfinamento di droni russi. La Lettonia in particolare ha convocato un rappresentante diplomatico russo, ma soprattutto il presidente ha sollecitato la NATO ad adottare azioni collettive per prevenire ulteriori incidenti. Nello stesso tempo l'Ucraina continua a chiedere alla NATO il dispiegamento più ampio di sistemi di difesa aerea. Lasciamo questo contesto di guerra nel quale comunque rientra in gioco il ruolo fondamentale degli Stati Uniti d'America, Stati Uniti che sono in pieno clima elettorale, c'è attesa per il confronto tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, appunto. E allora sul Corriere della Sera vediamo qual è lo stato, soprattutto di quelle che possono essere le indicazioni che l'opinione pubblica ha al momento circa appunto questo confronto. L'onda di Kamala Harris si è già esaurita, l'ultimo sondaggio da Donald Trump di nuovo in vantaggio, seppur di poco. La corrispondente da New York, Viviana Mazza, spiega quali sono i motivi di questo arresto. A luglio, quando la vicepresidente Kamala Harris ha preso il posto di Joe Biden in corsa per la Casa Bianca, nessuno ignorava le sue vulnerabilità, una campagna fallimentare nelle primarie del 2020. Da vicepresidente, come spesso accade, si era parlato poco di lei, ma quando se ne era parlato era stato in negativo per interviste poco convincenti sull'immigrazione o per la tendenza del suo staff ad abbandonarla. Gli americani l'hanno riscoperta da candidata, ma l'entusiasmo generato dal sollievo per la sostituzione di Biden e dalla sensazione di poter battere Trump mostra ora alcuni limiti. Già nelle scorse settimane era chiaro che l'onda di Kamala Harris, il cosiddetto convention bump registrato nei sondaggi subito dopo la convention democratica, era lieve e i dati erano stati accompagnati da mille corollari sulla capacità o meno di mantenere il vantaggio. Harris ha guadagnato in gruppi come le donne, i giovani e minoranze, che Biden stava perdendo, ma con i latinos per esempio è indietro rispetto a tradizionali campagne democratiche.
Ora un sondaggio nazionale del New York Times Siena College ha ridimensionato l'esuberanza dei democratici, perché è il primo da un mese circa a dare Trump in testa, con il 48% contro il 47%, e di 2 punti se si considerano i candidati indipendenti. Dalla questione internazionale torniamo in Italia, andiamo all'Avvenire, a questo quotidiano che mette in evidenza un aspetto credo molto interessante, un gesto soprattutto, quello dell'arcivescovo di Potenza che prega sulla tomba di Elisa Claps. L'arcivescovo di Potenza e presidente della Conferenza Episcopale della Basilicata, Davide Carbonaro, ha pregato nel cimitero di Potenza davanti alla tomba di Elisa Claps, la studentessa potentina il cui corpo fu trovato nel 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, nel centro storico del capoluogo. L'arcivescovo ha lasciato un mazzo di fiori davanti alla tomba. Di seguito, appunto, all'interno dell'articolo, un commento di Don Alfonso D'Alessio, docente di diritto canonico alla Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficum di Roma. Un gesto sicuramente importante, ma soprattutto importante la preghiera che, come dice appunto il Don Alfonso D'Alessio, ha dunque la capacità di unire il dolore e la serenità senza sprecare parole che, anche quando pronunciate con il cuore, rischierebbero di risultare limitate. Vediamo se ci sono ultime notizie rispetto a quello che abbiamo detto all'inizio sulle dichiarazioni di Hamas sull'attacco israeliano. Nega che i suoi miliziani si trovassero nella zona umanitaria di Al-Mawasi, vicino a Khan Yunis, colpita dai caccia israeliani. Israele afferma di aver preso di mira un centro di comando e controllo di Hamas situato nella tendopoli, pur adottando diverse misure per ridurre al minimo i danni civili. Le dichiarazioni dell'occupazione sulla presenza di combattenti della resistenza sono una palese menzogna, come avevamo già letto in precedenza, e conferma appunto Hamas in una dichiarazione su Telegram. A riferirne è il Times of Israel. E con questo è tutto per il momento, avremo sicuramente occasione di tornare sulla cronaca e sulle ultime notizie nel corso del nostro appuntamento, ma per il momento ti restituisco la linea. Grazie, grazie Nicola. Dunque a più tardi con altre notizie. Noi vogliamo dare spazio a qualche foto. E, prima di andare da capo in pubblicità, vediamo la regia con quale scatto desidera partire, così eccolo qui. Allora, lo scatto è giusto. Buongiorno, la Madonnetta si trova a picco sul mare, molto venerata dai maddalenini. Si festeggia il 1° maggio, buon lavoro Adriana dalla Maddalena. Quindi siamo nella splendida Sardegna. Il tramonto di fine agosto da Pestum, da parte dell'amica Lina. Ecco, prossima foto, prossimo scatto, prossima cartolina aggiunta al 331-737-8033. Ecco, in questo periodo le foto dei tramonti e delle albe stanno davvero popolando molti social. Ci arriva il buongiorno da Trento, da parte di Alba, che probabilmente si trova per strada, forse sta andando a lavoro o accompagna i figli o i nipoti a scuola o alla scuola materna. La nostra famiglia a San Giovanni Rotondo il 15 agosto di quest'anno, da parte di Maria Grazia. Che bella immagine, davvero un'immagine che dà serenità. Grazie, quindi continuate a inviare i vostri scatti realizzati a San Giovanni Rotondo. E poi abbiamo Maria Ausiliatrice a Torino, altare urna di San Giovanni Bosco, da parte di Arturo. Grazie per questa immagine che ci porta appunto a Torino. E poi concludiamo con il buongiorno da Marina di Gioiosa Ionica. Questa è la Madonna delle Grazie che si trova a Torre di Ruggero e qui diluvia, ci scrive l'amica Nadia dalla Calabria. E quindi se volete potete anche in qualche modo, ecco, segnalarci con delle foto o con dei messaggi la situazione meteorologica nella vostra città, nel vostro paese. Bene, ci fermiamo, torniamo in pubblicità e poi insieme con lo spazio dedicato alla nutrizione. State con noi.
quelli sì. Specialista in scienze dell'alimentazione, mi stava appunto correggendo il dottor Salvatore Cusenza. Buongiorno, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Allora, ho tante domande da farti questa mattina. Mm. Prima tra tutte, inizia l'anno scolastico, routine di figli e nipoti, abbiamo tante mamme, tante nonne, tante zie che ci seguono. Parliamo di alimentazione anche perché abbiamo letto recentemente un articolo che parla di obesità infantile. Un bimbo su quattro è in sovrappeso, sovrappeso che sappiamo essere un po' l'anticamera, potrebbe essere anche l'anticamera dell'obesità. Consigli per una dieta corretta, che cosa fare quando si è piccoli? Allora, considerando che il tessuto adiposo, il numero di cellule di tessuto adiposo si forma dai 0 ai 7-8 anni, avere un'alimentazione corretta in questa età fa sì che poi da adulti non avremo un numero eccessivo di cellule adipose, che poi sono quelle che immagazzinano il grasso, l'adipe. Quindi meno cellule adipose si formano e meno ingrasseremo. A questo serve una corretta alimentazione da bambini. Quindi l'evitare il surplus con i carboidrati, merende, merentine, pasta, pane, in modo esagerato. Il dato che hai appena citato è un dato che si riferisce a tutta l'Italia, un bambino su quattro è sovrappeso e di questi il 7-8-10% è obeso. Ma se da questo dato togliamo il dato del Sud Italia, arriviamo a uno su tre bambini sovrappesi e obesi e questo lo si può vedere tranquillamente quando si va in spiaggia. Bambini di un metro d'altezza con un panino di mezzo metro. È un esempio che cito spesso, ma che si nota. E bisognerebbe fare delle correzioni proprio a livello di nazione, prevenzione a livello di Stato-Nazione, per poi tra 10, 15, 20 anni avere meno diabetici, meno infarti, meno ictus, meno patologici. Quindi il famoso panino, ricordo quando si andava a scuola, no? Il rito prima di entrare in classe, sia alle scuole elementari ma anche alle scuole medie, di comprare il panino di una certa dimensione, che era veramente un bel panino, e comprarlo col prosciutto crudo per poi mangiarlo a metà mattinata. È qualcosa di scorretto, che non va bene? Non è scorretto. La verità è che 30 anni fa... quel bel panino di quelle dimensioni aveva un senso perché i bambini non passavano le giornate fermi con un computer o con un cellulare. Dopo la scuola erano perennemente attivi a giocare, a correre. Adesso il panino lo si può fare, ma riducendo, dimezzando le misure. 50 grammi possono andare bene di panino. Panino perché 50 grammi e panino così, piccolo. Panino piccolo. Perché poi, a parte le due ore di educazione fisica a scuola o per chi va a fare qualche attività sportiva, il moto è quasi assente. Quindi, in base a quello che consumi, dovresti assumere calorie. Non puoi mangiare come 30 anni fa, ma facendo 4 volte meno il movimento. Certo. E di conseguenza poi troviamo una popolazione in età puberale con pesi eccessivi, con 1-4 sovrappeso, ripeto, dal Sud Italia è uno su tre nel Sud Italia. E poi perché abbiamo, c'è un eccesso di consumo di farinacei. Purtroppo quello è il problema. Farinacei, se andiamo al supermercato e tu lo sai bene, vediamo appunto negli scaffali una serie di merendine e dolciumi quasi spropositato, che uno non sa quale scegliere, e anche la pubblicità in televisione sì, in qualche modo. Perché poi sono messe sempre ad altezza uomo, che esatto, dove l'occhio cade lì. Cioè, sono proprio delle tecniche di comunicazione dei supermercati. Far vendere quello che interessa, quello che poi a livello cerebrale nel bambino e nell'adulto crea dipendenza. Esatto. Perché arricchiti con degli zuccheri e delle cose creano quel senso di assuefazione come una droga. Tant'è vero che sono stati fatti degli studi in cui si vedeva come lo zucchero agiva nella stessa parte della corteccia cerebrale dove agivano le droghe, cocaina, eroina, nicotina. Dando assefazione, dando dipendenza. Cioè, mi capita spesso di sentire, per me il dolce è come una droga. Mm-mm. È una droga, lo zucchero è una droga.
tutti gli effetti. Più ne mangi, più ne vuoi. Più ne vuoi. E che differenza c'è? Una mamma magari dice io preferisco fare un dolce casalingo anziché comprare le merendine al supermercato. È sempre zucchero? Esattamente, lo zucchero è sempre quello. Logicamente in modo casalingo si va a evitare tutta la parte di eccipienti, conservanti. Puoi anche dosare meno zucchero, puoi usare anche qualche dolcificante, l'eritritolo, qualche altro tipo di zucchero meno tossico dello zucchero bianco. Quindi diventa un po' più naturale, cercando di usare non farine ultra raffinate, ma farine tipo 1, 2 o integrale. Quindi abbassando l'indice glicemico degli alimenti. Ricordo cos'è l'indice glicemico degli alimenti. È il potere di un alimento di far alzare la glicemia e quindi di stressare il pancreas a produrre insulina. Più è basso e meglio è. Se è troppo alto crea una curva glicemica e insulinica alta e subito viene digerito l'alimento e subito si ha fame. Certo, bisognerebbe educare i bambini poi al sapore, no? Magari del meno dolce. Ridurre lo zucchero e farli abituare al sapore meno dolce, perché poi più si abitua al dolce, più certo. Non si sente il dolce, più se ne vuole. È una droga. A proposito di droga, detto in maniera molto casalinga, insomma, c'è una famosa crema alle nocciole alla quale siamo cresciuti noi a pane e Nutella, diciamolo sì, pure tanto di non che c'è poi bisogno. Il nome è Nut nocciole, ma di nocciole c'è il 6%. Ecco. Tutto il resto è zucchero e olio di colza, però è buona. Perché so, da dipendenza. Ci sono altre creme con altri nomi commerciali dove la percentuale di nocciola arriva anche al 40-45%. Mm-hmm. Potremmo preferirla quella. Ovviamente sì. Ma non è la stessa cosa. Ma a parte questo... No. Le ho provate. Le ho provate. Sono buone. Però a proposito di questa famosa crema alle nocciole, ultimamente ho visto, ma credo che l'abbia vista anche tu, la pubblicità di questa famosa crema che è diventata vegana. Quindi uno potrebbe anche pensare, vegana, senza lattosio, forse boh, con meno zuccheri, pare che ci sia sciroppo di riso, qualcosa che è legato ai ceci, più leggera, invece di mangiarne un cucchiaio me ne posso mangiare 5? Vegano non significa più leggero, vegano significa che non ci sono alimenti di origine animale, punto. Quando mangi il cornetto vegano, invece di mangiare il cornetto con il burro, che è più buono, mangerai un cornetto con degli oli idrogenati, non so di quale provenienza, forse olio di macchina, non lo so. Questa è la differenza tra il vegano e il non vegano. Certo. La Nutella vegana ancora non l'ho assaggiata, non credo di assaggiarla, probabilmente poi la proverò diciamo, anche per capire di cosa si tratta, ma male faceva la Nutella normale e male farà quella vegana, a quel punto prendo quella normale. Se lo sfizio me lo devo togliere ogni tanto. Però i ceci me li mangio in un altro modo. Cioè, quella vegana è senza lattosio probabilmente, quindi magari sicuramente ti segue l'alimentazione. Sì. Ma poi anche perché poi nella Nutella tutta questa grande quantità di latte non c'è. Parliamo di piccole percentuali di latte in polvere, credo. Certo. Allora, volevo farti un'altra domanda a proposito abbiamo parlato dei bambini, degli adolescenti, c'è una vicenda che ha colpito un giovanissimo figlio d'arte, il figlio dell'ex capitano della Roma, Francesco Totti, il figlio Cristian Totti è stato vittima di body shaming perché è un ragazzo abbastanza robusto, l'hanno preso in giro per la sua forma fisica. L'hanno Lui preso gioca in giro calcio. Per la sua forma fisica, ma il suo allenatore, che era un ex collega del padre, ha semplicemente risposto dicendo che non è grasso, è semplicemente grosso, è una struttura fisica grossa. Anche perché poi per farlo giocare, ok, sarà anche amico o raccomandato, ma in campo devi correre. Quindi se corre o non corre, o fa il portiere, comunque si deve muovere. Quindi probabilmente c'è anche dell'invidia perché è il figlio di... A parte questo, volevo puntare l'attenzione su un'altra domanda. Quando si ha un figlio che gioca a calcio, un figlio che magari pratica uno sport, deve seguire un'alimentazione diversa, collegandoci a quello che dicevi prima? L'introito calorico deve essere maggiore? Allora, io faccio sempre questo esempio. Una macchina normale usa una benzina normale, una macchina di Formula 1 usa una benzina che costa quasi $30 al litro. Sono benzine diverse. Chi fa sport deve avere un'alimentazione diversa, a meno che non fa sport una volta a settimana, un'ora, certo. Non ha senso, non cambia nulla. Ma se uno è un assiduo frequentatore, 3-4 ore a settimana, 5 ore a settimana di allenamento, deve sicuramente cambiare il modo di mangiare cercando di aumentare anche il carico calorico.
parliamo di 1,5 g, 1,6 g di proteine per chilo corporeo, fino ad arrivare anche a 2, dipende poi dal tipo di sport che si fa. E tarare bene il quantitativo di carboidrati creando un equilibrio dalla mattina alla sera. Quindi c'è un'alimentazione diversa da seguire, se poi deve mettere su massa muscolare, se deve perdere grasso, se deve fare uno sport di resistenza, certo, uno sport di potenza, bisogna anche vedere che tipo di sport deve fare. Poi magari di questo argomento torneremo. In conclusione, so che anche questo è un argomento molto vasto, nutrizione e longevità si influenzano? Mangiare bene significa anche vivere più a lungo? Parliamo di Walter Longo, che partì da Genova tantissimi anni fa per andare a Los Angeles per suonare la chitarra, originario della Calabria. Va a Los Angeles, suona la chitarra e rimane affascinato dalle scienze biologiche. Si laurea in scienze biologiche e inizia il percorso alla Southern California, qualcosa del genere, dove poi è diventato un genio a livello mondiale per quanto riguarda la dieta a mimo digiuno, il digiuno intermittente, per la cura delle patologie oncologiche, per il dimagrimento e per allungare la vita. La restrizione calorica allunga la vita, perché meno si mangia e meno il corpo si stanca e si consuma. Una domanda, gli ultracentenari come sono? Grassi o secchi? Probabilmente molto magri. Molto magri. Conosci un ultracentenario obeso? Non esistono. Sono tutti delle stecche, proprio perché loro hanno sempre condotto una vita con tanto lavoro e poca alimentazione. Gli ultracentenari sono tutti magri. Poi ci sono delle zone del mondo dove questa cosa è estremizzata, in Giappone, in Calabria, in Grecia, in Sardegna, ci sono delle zone. Quindi Walter Longo sono anni che studia la restrizione calorica per allungare la vita e anche ho letto alcune cose, ho visto anche alcuni studi dove anche se uno parte a 70 anni, 75 anni a cambiare lo stile di vita, potrebbe allungare la sua vita di 4-5 anni, che non è poco. Figuriamoci se questo stile di vita si adotta in età precoce. Veramente si allunga la vita di 10, 15, 20 anni. Perché si riducono la probabilità di ammalarsi. Se già abbiamo una età media di 80, 82 anni, potremmo anche pensare di arrivare a 90, 95, 100. In buona salute. In buona salute, logicamente, non certo, in cattiva salute. Quindi la restrizione calorica crea un'infiammazione, riduce l'infiammazione del corpo, perché l'introdurre cibo attiva dei meccanismi, quindi la macchina è in continuo movimento. È come se noi facessimo lavorare una macchina 24 ore al giorno, sempre accesa. La stessa cosa. Bene, allora, mi sento rinfrancata, non lo so. Allora, pensi di vivere di più perché adotterai una restrizione calorica, una dieta mima digiuno. Una dieta mima digiuno, però ogni tanto uno sfizio, un bel piatto di però pasta. Però Walter Longo partì con la restrizione, con la dieta mima digiuno, con dei cicli 5 giorni all'anno. Ah, bene. All'inizio, poi l'adottò per 5 giorni a semestre, addirittura adesso siamo arrivati anche ad adottarle 5 giorni al mese di restrizione calorica, di digiuno intermittente, dove fondamentalmente in questo periodo la persona, il paziente, chi viene studiato si alimenta soprattutto di vegetali, proteine vegetali e pochissime proteine animali, preferendo il pesce. Ecco, su questo ma soprattutto viene fatto più sulle proteine vegetali e sui vegetali, quindi proprio purificare il corpo e farlo e stressarlo poco. Ottimo. Grazie, dottor Salvatore Cusenza, specialista in scienze dell'alimentazione. Mi dispiace, ma il sottopancia riporta il biologo nutrizionista. Lo cambieremo. Adesso ci fermiamo 2 settimane perché daremo spazio alla programmazione dedicata alla novena di San Pio, ma ti promettiamo che ti faremo trovare un sottopancia nuovo per la va prossima. Bene. Sempre se sei disponibile a tornare, ma con sì, sottopancia nuovo. Grazie, grazie Salvatore Cusenza per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro a te. Sigla, andiamo in pubblicità e poi parleremo di viaggi.
È diventato ormai un appuntamento al quale non possiamo mancare, un appuntamento che purtroppo seguiamo idealmente, virtualmente, ma sono certa che prima o poi riusciremo a partecipare al Festival del Viaggiatore, giunto alla sua 10ª edizione, ideato e organizzato dall'Associazione In Arte 20, Cultura in Movimento, dal 27 settembre al 13 ottobre. I borghi e i luoghi tra i più belli e suggestivi del Veneto. Siamo collegati, per questo la ringrazio, con la direttrice del Festival del Viaggiatore, Emanuela Cananzi. Buongiorno, benvenuta Emanuela. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitata anche quest'anno. Ecco, grazie per essere ritornata. Allora, portaci alla scoperta, poi abbiamo anche delle immagini di repertorio degli anni passati. Io partirei proprio dal tema di questa 10ª edizione, molto frizzante come tema. Allora, è un 10º anno per il Festival del Viaggiatore, quindi per noi è una grande festa. E abbiamo deciso di dedicarlo alla follia, che è un po' stato il fil rouge negli anni, quel tentativo di cercare sempre nelle nostre edizioni qualcosa di diverso, di nuovo, di bello, che possa appunto riannodare i fili di un mondo che sembra impazzito, no? Siamo iperconnessi, siamo ipertecnologici, ma in realtà siamo ancora così distanti e conflittuali. Quindi abbiamo pensato che forse una soluzione più utile sia una nuova follia piuttosto che una logica razionale che però magari è priva di immaginazione. Quindi faremo appunto un percorso attraverso la follia intesa sia in senso positivo che negativo, perché la follia è alla base, è alla radice della creatività, della genialità, è la capacità di trovare soluzioni coraggiosi, di accogliere il diverso come novità, come opportunità, ma anche appunto la follia della guerra, la follia della violenza sulle donne, contro le donne. E quindi diciamo chiederemo a tutti i nostri ospiti, viaggiatori, di darci come ogni anno il proprio punto di vista, partendo dalla propria esperienza. Ecco, grazie alla regia, grazie soprattutto a voi che ce l'avete fornita, stiamo appunto vedendo delle immagini di repertorio dei luoghi del festival in particolare. Dove si svolge, in quali luoghi, in quali anche meravigliose ville, perché si andrà anche alla scoperta del territorio, ecco, vivrete il festival. Sì, è una peculiarità del festival, quella di mettere in rete, attraverso un progetto culturale così ampio, luoghi molto belli e che spesso non sono visitabili. Siamo in Veneto, siamo partiti da Venezia durante la mostra del cinema, abbiamo questo spazietto dedicato che ci danno ogni anno, e poi nell'entroterra, appunto, Veneto, da Asolo, Bassano del Grappa, Maserra, dove c'è la bellissima villa di Palladio, a Possagno, tra i gessi del Canova, nella casa natale di Papa Pio X faremo degli eventi, quindi tutti questi bellissimi posti che spesso appunto non sono aperti, perché ad Asolo andremo in casa di Eleonora Duse, in casa di Freya Stark, la grande viaggiatrice, all'interno della Torricella, che è una villa disegnata dal figlio di Robert Browning, al Galero, e quindi un'opportunità per stare insieme perché alla fine siamo tutti viaggiatori, io lo dico sempre, sia chi racconta, chi scrive, chi canta, chi suona, e anche chi è in ascolto, perché l'obiettivo è quello dello scambio dell'esperienza, perché soltanto attraverso l'esperienza degli altri riusciamo anche a nutrire il nostro percorso. Il tutto perché l'obiettivo è la possibilità di cercare un modo più semplice e più felice di vivere, ecco. E questo è possibile soltanto attraverso l'esperienza vera di chi ci viene a raccontare il proprio percorso, ecco. È molto bello appunto anche ascoltare, no, i percorsi dei tanti ospiti che verranno a trovarvi e che racconteranno le loro storie. Il viaggio, come appunto dicevi tu, proprio come metafora della vita. Emanuela, ci dai qualche anticipazione degli ospiti e dei protagonisti che ci saranno in questa 10ª edizione? Adesso ripristiniamo il collegamento, ecco, qualche anticipazione, sì, ecco, nomi, ospiti che verranno a trovarvi quest'anno?
Sì, beh, alcuni viaggiatori ritornano, quindi Bene. ritornerà tra gli altri il paesologo, che con anche Tiziano Fratus, anche se in appuntamenti diversi, comunque ci racconteranno l'importanza del contatto con la natura. Ecco, l'albero è quasi, come dice Tiziano Fratus, è un essere. Peccato non ti abbiamo sentito bene in questi ultimi 30 Con gli alberi secondi. fosse rilasciato. Allora, no, perdonami, abbiamo perso il collegamento. Questo, come dire, anche purtroppo il rischio, no? Il bello dei collegamenti. Mi parlavi di Franco Arminio, il paesologo, facevi riferimento a lui? Ok, Sì, perché ti abbiamo perso in quella Arminio parte. di esatto, sì, di Tiziano Fratus, e con loro faremo un viaggio anche a questo pensiero dell'importanza di tornare comunque ad un contatto più vero con la natura. Abbiamo problemi di connessione, mi dispiace Sì. Emanuela. Sì, facciamo in questo modo, chiedo alla regia se è possibile richiamare Emanuela, magari c'è qualche problema di connessione. Ah, ce l'abbiamo, la sento a tratti, ecco perché. Ci riproviamo Emanuela, perdonaci, questa domanda sugli ospiti ci sta Sì, facendo. no. Sì, un po' sudare. E non so, riparto da Caprarica, che è un altro viaggiatore che ritorna, e con lui parleremo della follia della Brexit. Chiedo alla regia Di Lumi, questo non mi festival. avete fatto. Io vado a tratti, non possiamo continuare a fare così il collegamento, quindi chiedo alla regia di poter richiamare la nostra ospite. Grazie. Intanto 9:28, vediamo se in qualche secondo riusciamo a richiamare la direttrice del Festival del Viaggiatore, Emanuela Cananzi, dal 27 settembre al 13 ottobre tra i borghi e luoghi del Veneto. Eccoci, ci riproviamo. Allora, Emanuela, Franco Arminio. Franco Arminio, Tiziano Fratus, Antonio Caprarica, Caprarca. Andrea, sono alcuni dei nomi, l'attore Andrea Pennacchi, di viaggiatori che ritornano, perché questa è una grande soddisfazione per noi, anche il desiderio degli ospiti che sono venuti nelle precedenti edizioni di ritornare. Niente, siamo un po' sfortunati questa mattina, probabilmente è perché attraverso. Non so che cosa fare, regia, aiutatemi. Mi sa che dobbiamo salutare Emanuela. Sì, è meglio Salutiamo Emanuela perché così. purtroppo il collegamento in quest'ultima fase ci sta dando grossi problemi. Magari tenteremo di risentirci alla fine di settembre, quando parte il Festival del Viaggiatore, però lo ricordo. Decima edizione Festival del Viaggiatore, ideato e organizzato dall'Associazione in Arte 20, Cultura in Movimento dal 27 settembre al 13 ottobre. I borghi e i luoghi tra i più belli e suggestivi del Veneto. Possiamo andare in pubblicità e poi torneremo ancora insieme. Dal Veneto alla Puglia, sperando di essere più fortunati con il collegamento, parliamo di Questioni Meridionali, edizione 2024 tra libri, musica, arte, teatro e reading. Siamo collegati con il coordinatore, appunto, di questo evento, Sergio Colavita. Buongiorno Sergio, benvenuto. Buongiorno, buongiorno e grazie. Allora, innanzitutto spieghiamo che Questioni Meridionali è una manifestazione culturale prodotta da Spazio Baol che si tiene in varie location del centro di Foggia. Allora, portaci all'interno di questi luoghi, portaci a conoscere il programma e soprattutto le date di Questioni Meridionali edizione 2024. Allora, diciamo che è un viaggio, la protagonista del nostro festival, in realtà è la città, è Foggia, e quindi abbiamo deciso di dislocare, di spalmare un po' i nostri appuntamenti lungo varie location, soprattutto del centro. Ecco alcune immagini qui dei nostri appuntamenti precedenti. Iniziamo l'11 con un concerto, un appuntamento del tour dei No Braino, che è una band, diciamo, che ha scardinato un po' di schemi nel mondo indie, in Villa Comunale,
Il 12 invece ci spostiamo a Palazzo Dogana, quindi siamo nel chiostro di un palazzo storico, con un altro concerto di Dario Sansone, che è il leader dei Foglia, una band molto famosa, molto conosciuta soprattutto nell'ambito napoletano. Farà un concerto con un ensemble di viola, contrabbasso, violoncello, quindi faremo una piccola magia a Palazzo Dogana. Il 13 avremo Erika Mu, un ospite femminile dal talento cristallino, non in veste di cantante ma in veste di autrice, perché Erika Mu è al suo secondo libro, il libro è edito da Fandango, quindi una casa editrice molto importante, ed è una storia molto bella, molto parla di sofferenza, ma lo fa in maniera molto anche divertente, lo fa soprattutto con un linguaggio di una ragazza della nostra età. E poi il 15 al chiostro di Santa Chiara, anzi nell'auditorium, perché il chiostro è impegnato da lavori di rifacimento, nell'auditorium di Santa Chiara avremo Gemon con lo spettacolo Una cosetta così, che è uno spettacolo che Gemon ha portato in giro in tutta Italia e chiuderà a ottobre al Teatro degli Arcimboldi a Milano. Beh, insomma, voglio dire, è un programma abbastanza molto ricco in vari luoghi della città di Foggia, perché giustamente, come dicevi, noi mettiamo al centro la nostra città. Il bello è proprio quello, immagino, anche di coinvolgere tutta la popolazione, tutti i cittadini. Un evento turistico-culturale, ecco, come un evento culturale, appunto, come si può tranquillamente definire. Qual è lo scopo, l'obiettivo di Questioni Meridionali? Perché è nato questo evento, Sergio? Allora, noi siamo partiti un po' di tempo fa, eravamo ancora iscritti all'università a Foggia, molti di noi facevano parte della facoltà di lettere, è nato un po' per gioco, quando ci hanno chiesto che dobbiamo dare un nome a questi appuntamenti, noi in realtà non avevamo ancora pensato a nulla, così su due piedi ci è venuto Questioni Meridionali, perché e l'abbiamo declinato al plurale, perché in realtà le questioni meridionali sono tante e sono molteplici, e alla fine noi cerchiamo di volta in volta di attraversare dei temi, delle tematiche, e soprattutto delle tematiche legate all'identità, al territorio, e lo facciamo attraverso alfabeti diversi, come per esempio può essere la presentazione di un libro, un concerto, un talk, musica. Io penso che manifestazioni legate a un solo canale, a un solo linguaggio, non hanno più molto senso, quindi bisogna mescolare linguaggi artistici, perché siamo nell'era globale della globalità, nel villaggio globale del digitale, quindi le informazioni sono alla portata di tutti, e le informazioni che sono alla portata di tutti sono molto diverse, quindi è bene unire e mischiare questi linguaggi. Ma d'altronde Erika Mu viene per presentare un libro, sarà ospite di Questioni Meridionali per la presentazione di un libro e non per un concerto, quindi anche gli artisti sono la semplificazione di questa commistione di linguaggi. È molto bello quando magari andando sui social o ti arriva il comunicato stampa di eventi che si tengono nelle nostre zone, nella nostra regione, quindi si vede, no, le foto degli anni precedenti, delle precedenti edizioni, quindi c'è molto entusiasmo, però immagino che dietro tutto questo ci sia anche un grandissimo lavoro, perché non so se tutte le volte che magari finisce un evento, e questa è la settima edizione, giusto, di Questioni Meridionali, sì, Sergio, sì, tu abbia mai detto: ma chi me lo ha fatto fare, quasi quasi quest'anno mollo e il prossimo anno chissà, o no? Guarda, questa volta l'abbiamo detto prima di farlo, in realtà
In realtà un'altra ancora il tema, il claim di questa edizione, in realtà noi non volevamo farla perché sì, un po' siamo stanchi, un po' era anche un po' per gioco. Poi abbiamo trovato un brano dei No Braino, che sono i primi ospiti, che è appunto un'altra ancora, e allora abbiamo detto vabbè dai, un'altra ancora e vediamo che succede. In realtà forse è stata l'edizione più impegnativa, perché sono anche produzioni importanti, Gaemon. Io, se posso sottolineare una cosa, metà del programma di Questioni Meridionali di quest'anno, cioè Gaemon e Ricamù, sono stati ospiti a Polignano il 6 per una produzione con Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, una manifestazione di piazza molto importante, Polignano città della musica, un omaggio a Domenico Modugno. Ecco, insomma, portare a Foggia anche parte di quel programma di Polignano, di Bari, che è un po' la terra a cui comunque diciamo ci ispiriamo, comunque vediamo anche come cittadini, perché insomma Bari è un po' la motrice sì, della Puglia. Ecco, io penso che sia anche un punto di merito per la città di Foggia. In realtà, se noi avessimo voluto fare un discorso di ritorno personale, ci saremmo fermati forse alla seconda edizione. Veramente lo facciamo per la città, lo facciamo per la nostra comunità, lo facciamo per il territorio, perché probabilmente vedere un territorio che inizia anche a parlare determinati linguaggi, in realtà iniziative ce ne sono tante a Foggia di spessore e di livello, e mantenere insomma quel livello significa dare l'opportunità a tutta la comunità di crescere. E questo almeno ce l'hanno pure insegnato all'università. Ecco, noi cerchiamo anche di mettere in pratica quello che abbiamo appreso. E poi è importante, no, cominciare a coltivarsi già la generazione, o meglio il gruppo al quale dovrete in qualche modo cedere il testimone, caro Sergio, perché poi un giorno potrete tranquillamente sedervi tra il pubblico e godervi lo spettacolo. Guarda, non vediamo l'ora, perché ti svelo un segreto. Allora, in realtà noi di tutti cioè ne abbiamo fatte di appuntamenti, di spettacoli, non ne abbiamo visto uno. Sì, immagino. Cioè, ti giuro, non ne abbiamo visto uno, e questa cosa ci rode come non mai. Ecco, qui è parole note sì, al Teatro Giordano. Quello è un altro spettacolo che non abbiamo visto. E quindi, io l'ho visto, e però io l'ho visto, posso assicurare che è stato meraviglioso, quindi davvero tante grazie, approfitto per ringraziarvi pubblicamente di averlo portato al Teatro Giordano di Foggia. Davvero, parole note, veramente uno spettacolo di musica e parole. Grazie Sergio, teniamoci in contatto grazie anche per voi. I prossimi eventi, quindi ci piacerebbe benissimo, continuare benissimo. A parlarne. Grazie benissimo. E buone ringrazio, questioni meridionali. Grazie. Grazie anche a te, grazie. Ciao Sergio. Allora, ci fermiamo qualche istante, torniamo in pubblicità, poi le parole di Don Francesco Armenti e ancora spazio alle notizie. La nostra riflessione sulla preghiera, sull'inno, direi, più bello, più vero, scritto da Tommaso d'Aquino. Adoro te devote, latens veritas. E lasciamoci guidare dalla seconda parte di questa preghiera. Pie pellicane, Jesu Domine, o pio pellicano, Signore Gesù, lava me immondum monda tuo sanguine, lava me che sono immondo,
lavami con il tuo sangue. Cuius una stilla salvum facere, del quale una sola goccia può salvare. Totum mundum posset omni scelere, il mondo intero, cioè del quale una sola goccia può salvare il mondo intero da ogni nefandezza. Ditemi se non è possibile commuoversi dinanzi a queste parole così profonde, a queste parole così vere, in cui, come ho detto già ieri, emerge il bisogno, il desiderio di Tommaso d'Aquino, questo grande teologo che nella preghiera, secondo me, è più grande della sua stessa teologia, manifesta tutta l'opera di Dio, questa opera di saggezza, di sapienza che il Signore ha operato attraverso di lui, questa opera di scienza che il Signore ha operato attraverso Tommaso d'Aquino. E lui manifesta il bisogno di toccare, lui manifesta il desiderio di essere toccato da questo amore salvifico di Cristo che lui paragona al pellicano. Lui definisce Gesù il pio pellicano. Voi sapete che il pellicano è quell'uccello che per nutrire i suoi figli, i suoi piccoli, si ferisce, si strappa la carne dal suo corpo, li disseta con il suo sangue. Non è questo Cristo nell'Eucaristia? Cristo non si strappa la sua carne, non ci dona il suo corpo, non ci disseta con il suo sangue, che salva veramente, che salva realmente? Capacità, dono che viene solo dall'amore e dall'amore vero. È capacità e dono che noi dobbiamo chiedere e con umiltà, perché il corpo di Cristo, il sangue di Cristo, come dice Tommaso d'Aquino, purifichi. Le nostre sozzure, i nostri peccati, perché tutti siamo immondi, come dice Tommaso, e purifichi il mondo, questo mondo intero, da ogni nefandezza, da ogni miseria, da guerre, da violenze, da ingiustizie. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti. Prima dei saluti finali abbiamo giusto il tempo di un altro giro di notizie. A te Nicola. Sì Paola, purtroppo chiudiamo con una brutta notizia di cronaca, ancora un caso che riguarda un figlio tossicodipendente che ha ucciso la propria madre. Era impassibile, tranquillo e non ha mostrato alcun segno di pentimento durante la confessione, come apprende la ADN Cronos, l'uomo arrestato nella notte per aver ucciso la propria madre per soldi. Il 43enne si è costituito dopo l'omicidio al procuratore di Gela, provincia di Caltanissetta, e alla PM ha solo ammesso di aver ammazzato la madre, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere, quindi non ha voluto rispondere ad altre domande. Secondo una prima ricostruzione è stata accoltellata la mamma di quest'uomo al culmine dell'ennesima lite per questioni di soldi. L'uomo è stato condotto in carcere con l'accusa di omicidio, con qualche precedente penale, era seguito dal Dipartimento Salute Mentale in quanto tossicodipendente. E questa è l'ultima notizia per oggi. A te Paola. Grazie, grazie Nicola. Just Today torna domani, grazie per averci seguito e ci risentiremo in replica questo pomeriggio e questa sera. Grazie a tutti, buona giornata.